Storia. Mi piace molto un'espressione del grande critico inglese del Settecento, il famoso dottor Johnson, che dice: nulla è più necessario all'uomo del sentirsi raccontare le storie che già conosce. E poi, come dico sempre, i grandi classici non parlano dal passato, parlano dal futuro. Sono dei profeti e questa è la loro universalità, perché ancora oggi una tragedia greca ci fa venire i brividi nella schiena, perché un testo di Shakespeare o di Chekhov ci fanno ancora venire i brividi nella schiena, perché hanno visto l'uomo nella sua condizione eterna. Poi certo cambiano le classi sociali, cambiano i riti della politica, cambiano le condizioni, ma il nucleo forte, il centro del problema, che si chiama uomo, rimane. E poi questa è una commedia francamente di una bellezza straordinaria, non so dirlo in un altro modo. Però questo testo in realtà non è assolutamente, è una cosa assolutamente nuova, perché è la prima volta, no, che si usa questa versione del testo. Sì, è una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso, perché facendo un lungo lavoro con Danilo Macri, che è il traduttore, che aveva tradotto il Gabbiano in una quindicina d'anni fa per Valerio Binasco, un'edizione che Valerio fece con Anna Bonaiuto e altri, abbiamo scovato, confrontando versioni e le varianti nelle edizioni critiche russe, abbiamo scovato quella che è la cosiddetta copia del censore, cioè la copia che Anton Chekhov consegnò nel 95 al censore di San Pietroburgo per chiedere il nulla osta alla rappresentazione. Il censore fece interventi garbati, devo dire, sono deliziose le lettere che si scambiano Chekhov e il censore, che a un certo momento Chekhov gli dice: senta, faccia un po' quello che vuole, perché quello con garbo gli chiede: ma questa frase non si potrebbe ammorbidire un po', eccetera. E sono di tre ordini queste varianti. Le prime sono quelle chiaramente attribuibili al censore, per esempio quando Kostia parla della condizione di peccatrice, fra virgolette, della madre che vive more uxorio con un altro uomo senza essere sposata, e questa è una cosa che certe frasi di una certa crudezza vengono tolte dal censore. Poi ci sono altre varianti che vengono tolte, quindi diciamo così ragioni di natura morale, ecco, di opportunità morale. Poi ci sono altre varianti che sono un'opportunità morale non sul privato ma sul sociale, certi riferimenti ai ladri, ai mendicanti che rubano, forse non era bene farlo sapere in giro. Ma le terze varianti sono le più interessanti, sono quelle più difficilmente attribuibili al censore, perché riguardano cose che scherzosamente Danilo Macri attribuisce al fuoco amico, e sono probabilmente, anche se non ne abbiamo le prove, una nostra interpretazione, sono attribuibili a Stanislavski quando poi riprende lo spettacolo a Mosca, con una clamorosa differenza fra la stesura cosiddetta accademica, che è quella sempre rappresentata, e questa costituita dalla presenza del vecchio Sorin nella grande scena fra Nina e Kostia nel quarto atto, la scena di addio alla vita di entrambi in un certo senso. E lì la presenza del vecchio zio che dorme, con alcune piccole battute aggiunte che chiariscono questa situazione, è veramente clamorosa, perché trasforma una scena che ha una tradizione di patetico melodrammatico in una scena che ha dei risvolti grotteschi, perché un conto è parlare d'amore da soli chiusi in una stanza, un conto è farlo con un vecchio zio che dorme. C'è una specie
di contrappunto grottesco che è molto forte, tanto che quando ho letto la prima volta questa variante ho fatto un salto sulla seggiola, magari sembro matto, però è una differenza francamente clamorosa. E quindi sì, abbiamo il piacere e l'onore di essere i primi in Italia a rappresentare e a tradurre questo urgabiano, diciamo così. E scenicamente la regia di Sciacaluga, che arriva dopo appunto una serie lunghissima di regie del Gabbiano, su che cosa fa fulcro, su che cosa si basa? Ma io credo che è onesto dire che bisogna partire da un principio quando si rappresenta un testo che è stato fatto tante volte, come nel caso dei grandi classici. Non c'è un Reliar canonico, quindi non c'è un Gabbiano canonico, ogni generazione se lo guarda a modo suo. Devi però far finta che sia la prima volta che viene fatto. Guai a farsi spaventare dall'idea che qualcuno l'ha già fatto e magari lo ha fatto meglio di te, perché poi entri in una specie di tunnel nevrotico, dici voglio far diverso a tutti i costi. No, io ho cercato di leggere il Gabbiano come se fosse stato scritto ieri e come se fosse la prima volta che viene rappresentato. Credo che questo sia l'unico modo per affrontare un classico paludato. Mi auguro che ci siano delle differenze, a cominciare dalle questioni che evocavo prima e poi sto cercando, come dire, di non prendere alla lettera la provocazione di Chekhov a Stanislavski, che gli dice ma insomma tutto sto dramma, io ho scritto di vaudeville. È chiaro che è una provocazione, Gabbiano non è un vaudeville come non lo è Tre Sorelle, ma certamente c'è una componente grottesca che è molto presente, c'è anche molto comico. E tutto questo si fonda su un principio che la vita dell'uomo è ridicola, noi siamo ridicoli. C'è una bellissima lettera di Gorky a Chekhov dopo che Gorky vede il Giovanni e gli dice ma tu devi veramente avere lo sguardo del diavolo, di un diavolo gelido, sei così cattivo verso l'umanità. Riesci a mostrarci quanto siamo mediocri, quanto siamo meschini, quanto siamo radicalmente stupidi, eppure riesci a farci avere pietà di noi stessi. È la forma più pietosa e simpatetica di teatro della crudeltà che io conosca. La crudeltà di Chekhov è estrema, ma il suo sguardo sull'uomo è pieno di tenerezza. Questo è sorprendente. Com'è sorprendente riuscire a fare diventare dei personaggi mitologici degli uomini qualunque, com'è sorprendente spellere l'eroico immettendo il quotidiano. Cioè, fa esattamente il contrario di quello che fanno i grandi tragici. Dice bene Peter Brook in una bellissima intervista che diede in occasione dell'occupazione del Teatro Valle, fra le cose che disse Brooke diceva il teatro è quella cosa che è totalmente reale come la realtà, però espelle dalla realtà tutto ciò che è aneddotico, tutto ciò che è quotidiano, tutto ciò che è noioso. La scommessa di Chekhov è pazzesca, espelle l'eroico e si occupa del quotidiano. Ma non è un quotidiano che riproduce la vita, ma è un quotidiano che nasconde il dolore o la gioia della vita. È magnifico vedere come in questa commedia, come in tante altre sue commedie, i personaggi quando arrivano al dunque, quando sta per cominciare una scena madre, in realtà si arrabbiano perché, che ne so, il tè è cattivo o i cavalli non si possono attaccare alla carrozza. È il quotidiano che svela l'uomo, che lo rivela. Lo scriveva Chekhov in una delle sue tante meravigliose lettere. Non sono interessato a spiegare l'uomo, sono interessato a,
a vederne i comportamenti. Mi ricordo una volta, tanti anni fa, grande maestro pragrese Ottomar Krejcia, famoso per le sue regie cecoviane, che faceva questo teatro a Genova, Le Tre Sorelle, con la nostra compagnia, non era contento degli attori, perché gli sembrava che gli attori spiegassero troppo i loro sentimenti, che come dire, la tessitura emotiva fosse scodellata un po' troppo in primo piano, con l'ossessione che spesso hanno gli attori, hanno avuto gli attori italiani di spiegare i personaggi. E allora lui mise una seggiola sul palcoscenico, chiese agli attori di sedersi in platea e gli disse: guardate questa seggiola. E gli attori dice: ma cos'è? Cosa diavolo vorrà farci fare? Io ero il suo assistente, guardammo in doveroso silenzio questa seggiola e dopo un paio di minuti, o anche forse di più, in cui come dei cretini stavamo a guardare quella seggiola, Krejcia disse: ecco, vedete, per quanti sforzi facciate, voi non riuscirete mai a recitare bene come quella seggiola. Naturalmente gli attori, mi ha dato della seggiola, ma non si vergogna. Non capirono che sotto questa provocazione c'era un messaggio geniale. Quella seggiola era interessante perché era oggettiva. E era una seggiola nello spazio, ma nello stesso tempo era anche, ci parlava anche del legno di cui era fatta, del falegname, che ne so, Igor, che l'aveva fatta, dei culi che c'erano stati seduti sopra, ma tutto questo era un enigma, perché era oggettiva. E l'attore cecoviano, in generale l'attore, ma in particolare l'attore cecoviano, deve essere un attore oggettivo. Lo dice Cieco fino a una lettera, bisogna alla moglie Olga Knipper quando prova Tre Sorelle: ma cosa sono tutte queste lacrime, tutte queste lacrime? No, io le ho viste le persone veramente prigioniere del dolore, di solito fischiettano oppure guardano in un punto del vuoto e sembra che pensino a qualcos'altro. E dice: l'uomo è un enigma, voi dovete rappresentare un enigma, non dovete spiegarci cosa c'è sotto questo enigma. Questa è la cosa veramente più interessante e clamorosamente innovativa del teatro di Chekhov. E dunque con gli attori e la partitura gestuale, le microazioni, gli sguardi, un gioco di tombola, il bere un bicchiere d'acqua, hanno la stessa importanza delle parole che dicono, spesso hanno più importanza delle parole che dicono. E lei come si sta trovando con la sua compagnia? Ma io benissimo, è una compagnia magnifica, a cominciare da Elisabetta Pozzi che recita Arcadina, per continuare con Tommaso Ragno che è Trigorna, Licer Curielina e tutti gli altri. Generazioni anche diverse a confronto. Sì, giusto? Sì, certamente, perché poi il teatro è bello perché ci vogliono i vecchi e ci vogliono i giovani. E quindi qui si va dai sessantenni ai ventenni e sono tutti attori di una straordinaria disponibilità e soprattutto di uno straordinario talento. Sono anche attori con cui ho lavorato tante volte, quindi c'è, come dire, si danno per scontate tante cose che abbiamo imparato insieme, quindi è veramente, è un periodo molto molto felice della mia vita. Posso dire che mi sto divertendo molto a fare questo spettacolo. Mi auguro poi che tutto questo poi trovi nel pubblico la sua conferma. Ma avevo molta paura all'inizio, come si può facilmente immaginare, ma poi lavorando è fantastico, è un privilegio. L'altra scoperta che clamorosa, almeno io ho già fatto Chekhov, ho fatto da giovane in Berbe gli atti unici, Vaudeville, L'Orso, La domanda di matrimonio con Eros Pagni, Magda Mercatali e Camillo Milli,
E poi ho fatto con Gabriele Lavia un'edizione di cui sono ancora abbastanza fiero, dell'Ivanov. Ma questa è la prima volta che faccio uno dei quattro grandi testi canonici e la scoperta è di questo, ancora più che nell'Ivanov, di quanto fosse un grande regista, lo dico scherzosamente ma non troppo, nel senso la sua immaginazione non è un'immaginazione che ha una competenza spirituale, che naturalmente c'è, ma è data per scontata in lui, è ciò che era lui. Lui le persone le sentiva parlare, come se avesse delle allucinazioni uditive. Lo spiega bene un altro grande come Pinter, io ho delle allucinazioni uditive. Sento qualcuno che dice qualche cosa e allora mi interessa immaginare cosa potrebbe dire dopo. Dice che così ha cominciato a scrivere, per esempio. In Chekhov è molto forte anche l'allucinazione visiva. Non c'è una didascalia del testo che racconta, che descrive, questo fa quello, adesso va, prende una sedia, poi si allontana, che non sia regia. Cioè, e ogni volta che tento di far qualcosa di diverso, perché mi sembra che sia più interessante, dopo un po' vince lui ed è molto interessante che questo avveniva in un periodo della sua vita in cui era convinto di non sapere scrivere per il teatro, perché dopo l'insuccesso di Pietroburgo devono insistere parecchio, soprattutto Danchenko ma anche Stanislavski, per persuaderlo a ritentare un'altra produzione del Gabbiano. Il successo di Mosca lo conforterà e gli farà venire la voglia di scrivere le altre commedie che, come ben sappiamo, fra 2000 anni si rappresenteranno ancora, se esisterà il teatro, naturalmente. A proposito di futuro, nel suo futuro che cosa c'è? C'ha qualche progetto in cantiere dopo il Gabbiano? Ma ora nell'immediato futuro sì, nel senso che finite le prove del Gabbiano, 15 giorni per tirare il fiato e poi vado a Bologna, dove con l'ERT in coproduzione con Genova facciamo una novità italiana di Vittorio Franceschi, con lui anche come attore Laura Curino, si chiama L'esecuzione, lo facciamo nella Sala Salmon a Bologna, poi lo faremo qui al Duse e al Teatro delle Passioni di Modena e poi non lo so. Poi francamente tanti sogni, se avranno ancora voglia di farvi lavorare sarò ben contento. Grazie, grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi.